Ciao a tutti da Katia, bentornati. Allora, oggi vi presento il mio nuovo progetto. Questo progetto, diciamo che è uno schema che gira già da tanto tempo su Pinterest e quindi oggi mi sono decisa anch'io a fare qualcosa con questo punto. È un punto molto semplice da realizzare e anche molto veloce. Allora, io questo progetto l'ho realizzato con questo filato della Mistrico Canna da Zucchero Luxe. Questo è un gomitolo da 50 grammi ed è circa 145 metri. È composto, la sua, diciamo, è composto da 97% di viscosa di canna da zucchero e 3% poliestere metallizzato. Consiglia, l'etichetta consiglia l'uncinetto da 3,5 mm o 4. Io ho lavorato il mio progetto con l'uncinetto del numero 3. È un filato molto morbido al tatto, è lucido e morbido come la seta, è veramente addosso, è veramente come la seta, è bellissimo. Questo filato, diciamo che è anche impreziosito da un filo sottile di lame in tinta, quindi è quasi impercettibile al tatto, gli dà un tocco elegante e raffinato che io trovo veramente molto molto bello. Allora, per quanto riguarda la lavorazione del nostro progetto, dobbiamo prendere la circonferenza del sottocollo. Quindi, prendendo la circonferenza del sottocollo, dobbiamo avviare tante catenelle calcolando il multiplo di 11 catenelle. Io per il mio progetto ho avviato 154 catenelle. Quindi, per chi vuole una taglia più grande, deve aggiungere 11 catenelle. Quindi 11, 11, 11. Per chi vuole invece una taglia più piccola, deve togliere 11 catenelle, ovviamente. Ok? Quindi credo che ho detto tutto e quindi possiamo iniziare con la lavorazione della maglia. Iniziare, io ho fatto 154 catenelle e ho fatto un primo giro a maglia alta, quindi ho fatto le catenelle, le 150 catenelle chiuse a cerchio, io ho lavorato una maglia alta in ogni catenella, quindi in tutto 154 catenelle. Lavoro su un multiplo di 11 catenelle. Allora, adesso faccio 1, 2, 3 catenelle più 2 di separazione. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta e lavoro 8 maglie alte, quindi ho lavorato 3, 4, 5, 6, 7, 8, una catenella di separazione. Salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, così. Una catenella di separazione. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro ancora 8 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una catenella. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, una catenella di separazione e lavoro ancora 8 maglie alte. Devo lavorare, cioè vado avanti fino ad ottenere 4 gruppi di 8 maglie alte e poi facciamo l'aumento. Allora, qui abbiamo iniziato, scusate,
una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi questa è la metà del primo aumento, perché poi quando finiamo il giro andiamo qui, lavoriamo una maglia alta e 2 catenelle e chiudiamo qui nella terza maglia. Quindi questo è il primo aumento. Adesso vado avanti e continuo. Quindi adesso ho fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, salto una maglia e lavoro 8 maglie alte. Poi catenella di separazione, salto una maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi ripeto per 4 volte 8 maglie alte. Ho lavorato per 4 volte 8 maglie alte separati da una catenella, ho saltato una maglia e ho lavorato una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi per 4 volte. Adesso facciamo l'aumento. Una catenella di separazione. Salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro e lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro ancora nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. E questo è il secondo aumento. Adesso faccio una catenella e lavoro per 3 volte 8 maglie alte. Quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia alta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, una catenella e vado avanti fino ad ottenere 3 gruppi di 3 maglie alte. E quindi questo è la prima manica, la prima spalla. Quindi abbiamo fatto 4 volte 8 maglie alte e abbiamo fatto questo qui è il davanti. Aumento. Adesso 3 volte 8 maglie alte. Dopodiché facciamo l'aumento, 4 volte 8 maglie alte, aumento e poi 3 volte 8 maglie alte, separate sempre da una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, saltando 2 maglie, cioè saltando una maglia di base. Allora, vado avanti fino ad ottenere 3 gruppi di 8 maglie alte. Ho lavorato 1, 2, 3 volte 8 maglie alte. Una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio un aumento, quindi una maglia alta, 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro 8 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una catenella, salto una maglia, maglia seguente, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una catenella, salto una maglia e lavoro 8 maglie alte. Quindi ripeto, abbiamo lavorato 4 gruppi di 8 maglie alte, 3 gruppi per la manica di 8 maglie alte. Adesso lavoro 4 gruppi di 8 maglie alte e poi faccio l'aumento e poi 3 gruppi di 8 maglie alte. Ci ritroviamo qui alla fine e facciamo l'ultimo aumento. Sono alla fine del giro quasi, quindi faccio, ho fatto le mie 8 maglie alte, 2, 4, 6, 8, una catenella di separazione. Adesso qui dove abbiamo iniziato, rientro, dove abbiamo la maglia alta,
Quindi faccio una maglia alta, 2 catenelle e chiudo nella terza catenella iniziale, così, con una maglia bassissima. Adesso vado qui dentro all'archetto delle 2 catenelle, inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Rientro nell'archetto e lavoro ancora 9 maglie alte, quindi in tutto 10 maglie alte, quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella. Qui abbiamo 8 maglie alte. Adesso dobbiamo diminuire, quindi salto la prima maglia e lavoro delle maglie alte in costa davanti. Vado sotto la maglia alta in questa maniera, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Lavoro in tutto 6 maglie alte perché salto la prima e l'ultima maglia. Quindi 2, 4, 6, una catenella di separazione. Vado qui dove abbiamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, vado nell'archetto e lavoro 10 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella. E ripeto le 6 maglie alte, quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro la maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, 2. Maglia seguente 3, maglia seguente 4, maglia seguente 5, maglia seguente 6. Una catenella di separazione e ripetiamo le 10 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle e andiamo avanti fino ad arrivare qui dove abbiamo l'aumento. Quindi arriviamo qui. Sono arrivata qui dove abbiamo l'angolo. Quindi abbiamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ho lavorato le mie 6 maglie alte in costa davanti. Una catenella di separazione, vado nel primo archetto e lavoro 10 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendo un po' di filo, vado nell'archetto seguente e lavoro 10 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Così. Una catenella. Vado qui. Dove abbiamo le 8 maglie alte e lavoro le 6 maglie alte in costa davanti, quindi ho saltato la prima maglia 1 2 3 4 5 6, quindi salto anche l'ultima, una catenella.
Vado qui nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro 10 maglie alte. 2, 3, 4, 5. Vado un pochino veloce. 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella e andiamo avanti a lavorare le 6 maglie alte in costa davanti. Poi facciamo le 6 maglie alte in costa davanti, una catenella, 10 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. Catenella di separazione. 6 maglie alte qui, dove abbiamo le 8 maglie alte, lavoriamo 6 maglie alte in costa davanti, saltando la prima e l'ultima maglia. Andiamo nell'archetto qui, dove abbiamo gli aumenti, lavoriamo 10 maglie alte nel primo archetto. E dopo lavoriamo ancora 10 maglie alte nel secondo archetto. Ok, quindi andiamo avanti per tutto il giro e ci ritroviamo alla fine del giro. Quasi alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 6 maglie alte in costa davanti, una catenella. Adesso qui nell'ultimo archetto dove abbiamo gli angoli, lavoriamo 10 maglie alte. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso metto il mio lavoro e vi faccio vedere. Questa è la mia scollatura che all'incirca è un 20 centimetri. Ecco, questa è la mia scollatura. Adesso andiamo avanti con il prossimo giro. Allora inizio con 3 catenelle 1 2 3, quindi 3 catenelle, come sempre sono la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare 10 maglie alte, quindi lavoriamo una maglia alta su ogni maglia alta. Quindi sono 4 5 6 7 8 9 10. Una catenella. Qui abbiamo 6 maglie alte in costa davanti. Adesso saltiamo la prima maglia e l'ultima maglia e lavoriamo 4 maglie alte in costa davanti. Quindi 1 2 3 4 così. Una catenella. Qui abbiamo le 10 maglie alte e lavoriamo una maglia alta in ogni maglia alta. Sono 3 4 5 6 7 8 9 10. Una catenella. Abbiamo 6 maglie alte in costa davanti, salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, una catenella e ripetiamo le 10 maglie alte qui dove abbiamo le 10 maglie alte. Vado avanti fino ad arrivare qui dove abbiamo gli aumenti, quindi vado avanti e ci ritroviamo qui, così lavoriamo insieme qui dove abbiamo gli aumenti. Ora sono qui dove abbiamo gli aumenti.
Vado nella prima maglia alta, lavoro una maglia alta, maglia alta nella maglia seguente fino ad arrivare a 10 maglie alte, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella di separazione. Vado nel secondo gruppo delle 10 maglie alte e lavoro ancora 10 maglie alte sulle 10 maglie alte. Sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi dobbiamo separare i due gruppi di 10 maglie alte con una catenella. Ho fatto le 10 maglie alte, adesso faccio una catenella e qui lavoro le 4 maglie alte. Quindi salto la prima, vado nella maglia seguente, lavoro la maglia alta 1, 2, 3, 4, una catenella e vado avanti. Quindi ci troviamo alla fine del giro, qui dove dobbiamo completare qui dove abbiamo gli aumenti. Ok, mi raccomando, quando lavorate qui gli angoli, fate le prime 10 maglie alte e poi separate con una catenella. Andate nel secondo gruppo e lavorate le 10 maglie alte sulle 10 maglie alte. Sono arrivata quasi alla fine del giro. Allora, ho lavorato le mie 4 maglie alte in costa davanti. Adesso devo finire qui le 10 maglie alte, quindi l'angolo. Vado nella prima maglia, lavoro la maglia alta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una catenella di separazione, vado a chiudere come sempre nella terza catenella con una maglia bassissima. Allora, così. Adesso faccio una maglia bassissima in costa davanti, quindi vado sotto la maglia alta. Prendo il filo e faccio una maglia bassissima, 3 catenelle. 1, 2, 3. Vado nella maglia seguente, lavoro la maglia alta in costa davanti. Adesso dobbiamo lavorare le 10 maglie alte in costa davanti. Ok, così. E faccio l'ultima. Vediamo se sono 10. 2, 4, 6, 8, 10. Una catenella di separazione. Qui abbiamo 4 maglie alte in costa davanti. Salto sempre la prima, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi adesso abbiamo 2 maglie alte in costa davanti. Una catenella. Qui abbiamo 10 maglie alte e lavoriamo 10 maglie alte in costa davanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Una
una catenella. Lavoriamo ancora le due maglie alte, quindi salto la prima maglia alta, vado nella maglia seguente, lavoro la maglia alta in costa davanti, 1, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, quindi ho saltato la prima e l'ultima maglia, una catenella e 10 maglie alte in costa davanti. Quindi vado avanti e arrivo qui e vi faccio vedere qui cosa dobbiamo fare. Ho lavorato le 10 maglie alte in costa davanti, 2 maglie alte in costa davanti. Qui abbiamo finito il motivo. Però abbiamo iniziato con 8 catenelle, però nella lavorazione della maglia le maglie alte sono 10. Allora io ho lavorato metà angolo, quindi ho fatto 10 maglie alte in costa davanti nelle 10 maglie alte. Faccio 2 catenelle di separazione, 1, 2. Vado nel secondo archè, diciamo nel secondo gruppo delle maglie alte. Quindi vado nella prima, lavoro la maglia alta in costa davanti. Vado nella maglia seguente, 2, maglia seguente, 3, maglia seguente, 4 fino a 10, 4, 5. 6 7 8 9 10, così. Quindi qui abbiamo fatto 2 catenelle di separazione. Adesso facciamo una catenella, 2 maglie alte. Qui dove abbiamo le 4 maglie alte, quindi salto la prima, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, una catenella e lavoriamo le 10 maglie alte in costa davanti. Qui abbiamo 4 maglie alte in costa davanti, quindi salto la prima e l'ultima e lavoro 2 maglie alte in costa davanti. Qui dobbiamo lavorare una catenella di separazione fra un motivo e l'altro. Solo qui nell'angolo dobbiamo fare 2 catenelle di separazione fra i due motivi. Ok, quindi andiamo avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Arrivata alla fine del giro, ho fatto le mie 8 10 maglie alte in costa davanti, 2 catenelle e chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima. Adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassissima in costa davanti, così. 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Adesso lavoro 8 maglie alte in costa davanti. Quindi salto la prima e l'ultima maglia. Ok. Così. Una catenella. Vado qui dove abbiamo le due maglie alte, quindi vado qui al centro delle due maglie alte e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Adesso stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto all'inizio. Quindi qui lavoriamo le 8 maglie alte in costa davanti e quello che abbiamo fatto qua, una catenella di separazione e poi abbiamo lavorato una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e quindi è quello stiamo ripetendo da qui. Una catenella. Vado qui nelle 10 maglie alte, salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, fino ad arrivare a 8 maglie alte in costa davanti. Una catenella. E qui
Al centro delle due maglie alte lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Una catenella di separazione e qui nelle 10 maglie alte lavoro 8 maglie alte in costa davanti, quindi salto la prima e l'ultima maglia e lavoro 8 maglie alte. Vado avanti così per tutto il giro. Quindi anche qui poi facciamo 8 maglie alte in costa davanti e qui nelle 2 catenelle lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ok, allora arrivo qui e qui l'angolo lo facciamo insieme. Da qui dove abbiamo gli aumenti, ho lavorato le mie 8 maglie alte in costa davanti, una catenella. Qui nell'archetto delle 2 catenelle lavoro una maglia alta, 2 catenelle. Rientro e lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, così, una catenella e lavoro le 8 maglie alte. Allora, adesso dobbiamo andare avanti e come ho già detto prima, stiamo ripetendo da qui, quindi quando noi facciamo le 10 maglie alte, poi facciamo il secondo giro, 10 maglie alte e poi iniziamo a fare le maglie alte in costa davanti. Quindi facciamo 2 volte 10 maglie alte. Il terzo giro facciamo le 10 maglie alte in costa davanti e nel quarto giro iniziamo a lavorare le 8 maglie alte in costa davanti. Quindi riprendiamo la lavorazione da qui, fino ad arrivare ad ottenere 2 maglie alte e poi si ricomincia con una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi la lavorazione è questa. Ora sono qui dove abbiamo gli aumenti. Ho fatto le mie 8 maglie alte in costa davanti. Adesso qui nell'archetto delle 2 catenelle lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Ancora 2 catenelle, rientro maglia alta, una catenella e continuo a lavorare qui. Qui abbiamo 10 maglie alte, salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, fino ad arrivare a 8 maglie alte. Quindi 2, 4, 6, 7, 8. Quindi salto la prima e l'ultima, una catenella e qui lavoro una maglia alta dove abbiamo le 2 catenelle, quindi vado al centro delle 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una catenella e così via. Ecco, vi faccio vedere l'angolo come va lavorato. Quindi adesso riprendiamo la lavorazione. Da qui, dopo che finiamo il giro, dobbiamo lavorare 10 maglie alte nel primo archetto e 10 maglie alte nel secondo archetto. Dovete seguire questa lavorazione. Dopo, quando fate 10 maglie alte, ripetiamo ancora poi 10 maglie alte sulle 10 maglie alte e poi facciamo 10 maglie alte in costa davanti. Dopo che abbiamo fatto le 10 maglie alte in costa davanti, si inizia a lavorare da qui, quindi poi facciamo le 8 maglie alte in costa davanti, 8, 6, 4, 2. Quindi la lavorazione è molto facile, dobbiamo seguire questa, diciamo, questo motivo qui, o dobbiamo proseguire qui. Adesso abbiamo fatto 8 maglie alte, nel prossimo giro faremo 6 maglie alte in costa davanti, nel prossimo giro ancora saranno 4 maglie alte in costa davanti. E nell'ultimo giro saranno 2 maglie alte in costa davanti. Ok? Quindi la lavorazione, ripeto, è molto facile e dobbiamo continuare fino ad arrivare alla chiusura per le maniche. Quindi arriviamo fino agli scalfi. Ok? Quindi
Adesso io vado avanti e poi quando arrivo alla misura e devo chiudere, poi andiamo avanti insieme. Qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura. Vi dico quanto sono andata avanti dalla spalla fino allo scalfo. Allora, misura diciamo 21-22 centimetri ed è largo il mio lavoro. Allora, da qui a qui metto bene 43 centimetri, 42-43. Allora, io sono arrivata, ho iniziato il mio giro, sono arrivata qui, quindi adesso sono pronta per chiudere dove abbiamo gli aumenti. Qui sono arrivata al giro dove abbiamo le 10 maglie alte in costa davanti e le 2 catenelle di separazione. Quindi adesso devo lavorare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Allora, prendo. Allora, sono qui dove abbiamo le 2 maglie alte. Ho finito il motivo, quindi ho finito con 2 maglie alte. Ho lavorato una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella di separazione. Salto la prima maglia, vado nella maglia seguente. Quindi adesso devo lavorare 8 maglie alte in costa davanti. 2 3 4 5 6 7 8, una catenella. Vado qui nell'archetto delle 2 catenelle, entro e vado a prendere anche l'altra metà. Quindi qui queste sono la parte delle spalle. Quindi prendo l'altra metà ed entro dentro l'archetto. Allora, rifaccio bene perché 1 e 2. Prendo le 2 metà, quindi entro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro. Prendo tutti e due archetti e lavoro una maglia alta, una catenella. E adesso lavoro questa parte, che sia il davanti o il dietro, non ha importanza perché sono uguali. Quindi continuo e lavoro le 8 maglie alte in costa davanti. Così. Quattro, cinque, sei, sette, una catenella e vado avanti fino ad arrivare qui dove abbiamo l'altro angolo e facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto qui. Quindi entriamo dentro le 2 catenelle, abbiamo l'archetto delle 2 catenelle, prendiamo tutti e due gli archetti e lavoriamo, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta e poi andiamo avanti a lavorare sempre a giro. Ok? Quindi adesso andiamo avanti. Cioè, credo che non c'è bisogno che vi faccio vedere anche l'altra parte come chiudere. Quindi, dopo che abbiamo chiuso le due parti, lavoriamo sempre a giro fino ad arrivare alla misura desiderata. Se volete fare una maglia o un vestito, decidete voi. Dopodiché, ci troviamo per fare le maniche. Iniziamo a fare le maniche. Se l'apertura della manica vi risulta troppo larga, per esempio, per la mia misura, diciamo l'apertura della manica per me è troppo larga e quindi a me non piace. Quindi, prima di iniziare la lavorazione della manica, io chiudo qui con l'ago e il filo. Quindi vado a cucire un pezzettino,
Ovviamente prendo la misura giusta del mio giro del giro manica e chiudo quanti centimetri mi servono, perché così è troppo larga e a me non piace. Ok, quindi ripeto, andiamo avanti dopo che abbiamo chiuso tutte e due le parti per l'apertura delle maniche. Andiamo avanti e poi ci ritroviamo per le maniche. Sono tornata per farvi vedere come dobbiamo lavorare qui dove abbiamo unito i due lati, diciamo per le persone un pochino meno esperte, ecco. Allora, ho finito il giro, ho iniziato di nuovo il giro e adesso mi trovo qui dove abbiamo unito, dove abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi devo lavorare adesso le mie maglie alte in costa davanti. Sei maglie alte, quindi sono 4, 5, 6, una catenella. Allora, qui dove abbiamo fatto la maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, dobbiamo continuare il motivo. Quindi qui facciamo le 10 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una catenella e andiamo avanti con la lavorazione. Ok, ecco, volevo farvi vedere solo questo, come dobbiamo andare avanti dopo che abbiamo unito i due lati. Ora volevo dirvi anche, se la lavorazione vi risulta un pochino stretta, diciamo adesso lavoriamo nella parte del seno, quindi ho cambiato uncinetto. Io per esempio sto lavorando con l'uncinetto del numero 3. Se la lavorazione mi risulta, diciamo, se dovesse risultare stretta, allora cambio e lavoro con l'uncinetto del 3 e mezzo. Oppure diciamo che o cambio uncinetto oppure aumento le catenelle di separazione. Noi facciamo una catenella di separazione ad ogni motivo, in ogni motivo c'è una catenella, quindi invece di una magari ne faccio due, però così il lavoro risulta poi un pochino troppo traforato. A chi non piace, magari non piace troppo traforato, allora cambiato uncinetto e mezza misura più grande. O viceversa, se il lavoro vi risulta troppo largo, allora lavorate con l'uncinetto mezza misura più piccolo. Se lavorate col 3, lavorate, prendete l'uncinetto del 2 e mezzo. Insomma, cambiate uncinetto, o se vi risulta troppo stretto, prendete l'uncinetto mezza misura più grande. Se vi risulta troppo largo, allora per stringere prendete l'uncinetto mezza misura più piccolo. Volevo dirvi solo questo. Quindi adesso, come ho detto prima, andiamo avanti a lavorare sempre a giro i nostri motivi e poi ci ritroviamo per le maniche. Qua, allora io sono arrivata alla mia, diciamo alla mia misura, la lunghezza della mia maglia. Sto per chiudere, sto facendo un semplice bordino a maglia bassa. Quindi sto lavorando tutte le maglie a maglia bassa, così, un semplice bordino. Allora, adesso che sono arrivata alla mia misura, poi alla fine ho deciso di non fare le maniche, quindi voglio lasciare le maniche in questa maniera. Però, per chi vuole fare le maniche, vi faccio vedere l'inizio. In pratica è molto semplice perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Quindi dobbiamo riprendere la lavorazione dei ventaglietti, chiamiamoli così. Allora, qui è dove abbiamo chiuso. Prendo il filo e vado qui. Faccio 3 catenelle, 1, 2, 3 più 2 di separazione. Allora, in questo giro io ho finito che qui dove abbiamo le due maglie alte, dobbiamo fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi inizio da qui dove ho chiuso. Ho fatto 5 catenelle.
3 catenelle sono la prima maglia alta più 2 di separazione, quindi rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, una catenella. Qui continuo a lavorare le maglie alte in costa davanti. Qui abbiamo fatto 10 maglie alte in costa davanti. Adesso devo lavorare 8 maglie alte, quindi salto la prima e vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi lavoro 8 maglie alte. Sette, otto, una catenella e qui dobbiamo lavorare. Quindi abbiamo finito il motivo. Devo lavorare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una catenella e continuo a lavorare le 8 maglie alte. Quindi salto la prima e l'ultima maglia. Ripeto, la lavorazione è molto semplice. Quindi dobbiamo solo riprendere i punti come li abbiamo lasciati. E così potete continuare a fare la manica. Poi decidete voi se volete la manica lunga, corta o a 3/4, diciamo a vostra scelta, come volete. Io invece la lascio in questa maniera. Farò solo un piccolo bordino a maglia bassa, come sto facendo qui nella maglia, diciamo il bordo della maglia. In pratica poi nascondo tutti i fili e la maglia è finita. Ok? Quindi adesso la metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata. Intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao, un bacione a tutti.